tantissime persone, soprattutto giovani, da giorni hanno affollato Vietri visitando la Camera Ardente e stringendosi attorno alla famiglia nel corteo che ha trasferito la bara fino alla Cattedrale di San Giovanni. La banda musicale, cori ultra, i tamburi, si è celebrata una giovane vita dai mille interessi. Prima della partenza per la trasferta in Toscana, infatti, il direttore sportivo della Salernitana e il responsabile dell'area tecnica hanno consegnato alla mamma e al papà di Antonio una maglietta bianca con la foto del giovane, autografata da tutti i calciatori granata. Un omaggio ad un tifoso pieno di passione e di orgoglio per la sua squadra. La maglia ha avvolto poi il feretro e al suo passaggio, al grido «Antonio è qua e canta con gli ultra», è stato intonato un canto della Salernitana a gran voce dal gruppo di tifosi di cui faceva parte. Distrutta la mamma Francesca, che aveva indosso la maglia granata che il figlio portava con sé ad ogni partita. Anche la banda musicale di Vietri, diretta dal maestro Agnello Ronca, ha voluto rendergli omaggio. Con lui Antonio, promettente percussionista, aveva mosso i primi passi da musicista. A breve si sarebbe iscritto al conservatorio. Per lui i tamburi hanno rullato e la musica si è diffusa tra le strade di Vietri. Intorno gli studenti e gli insegnanti del liceo Alfano I che frequentava. Tantissimi gli striscioni per esprimere lo straordinario affetto che questo ragazzo era riuscito ad ispirare. Chi è prezioso agli occhi di Dio, ha detto il parroco Mario Masullo nell'omelia, viene chiamato a lui per fare in modo che non si corrompa. Immancabile tra la gente addolorata la riflessione su quel tratto di strada tra Cave e Vietri che ogni volta consegna addii dolorosi. Nell'ultimo anno e mezzo sono state 5 le giovani vite perdute.